il Parlamento pose la problematica, la questione meridionale, e da lì partì praticamente una serie di studi, anche se in effetti già al momento dell'Unità d'Italia si parlava non proprio di questione meridionale, ma di questione napolitana, cioè delle problematiche dell'annessione della nascita dell'Unità d'Italia, le problematiche che ne erano derivate per quanto riguardava lo Stato più grande. Lo Stato proletario più grande era il Regno delle Due Sicilie. Mi ha colpito una massima, poi riportata dal professore, una massima di Giustino Fortunato: l'Italia sarà ciò che il Mezzogiorno sarà. Quindi è una massima interessante, così come pure, credo, non so se sbaglio, professore, c'è un'altra massima di Nitti ripresa da Rosario Romeo, che dice: il nord non può andare in nessun posto senza il sud. Massima, sì, più o meno in questi termini. Quindi io mi fermo qui, perché poi giustamente chi avrà interesse lo leggerà il libro, non mi metto adesso a relazionare.